Tra gli interventi qualificati alla presentazione della nuova DMO, avvenuta nella giornata di ieri al Palazzo dei Filippini, la DMO è un'evoluzione del già distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, che ha visto anche la presenza dell'assessore regionale al turismo Manlio Messina, ha anche relazionato il presidente del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, nonché direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cuse e Pantelleria, Bernardo Agrò, che ha ribadito la centralità del parco archeologico quale grande attrattore, che è un soggetto necessario allo sviluppo della strategia della nuova DMO, costituendo un elemento trainante per l'internazionalizzazione dell'intero territorio. È uno strumento notevole, uno strumento importante, una trasformazione di ciò che c'è stato. Naturalmente questa trasformazione vuole essere una organica sistema per poter rimettere in rete ciò che di fatto si è fatto. Ci sono moltissime iniziative, dalle attività che direttamente fanno le istituzioni a quello che fanno le istituzioni aggiunte. Per la città di Agrigento e per quello che invece è la provincia di Agrigento, naturalmente ci sono vari sistemi che devono essere integrati. Per quanto riguarda la città, sappiamo bene che il parco è l'attrattore, la Valle dei Templi costituisce naturalmente un momento notevole, ma al tempo stesso poi la città offre la possibilità di poter avere interlocuzioni notevoli, importanti, qual è quello per esempio della Curia, con le attività e iniziative che si fanno nell'ambito naturalmente del circuito dell'arte sacra, ma comunque tutte le intelligenze che comunque hanno cercato di costituire e costruire una struttura importante. Il Comune in questo senso è molto presente e dobbiamo fare in modo di essere noi a fare da pungolo e comunque accogliere anche noi stessi la possibilità dell'ascolto. Quindi Ecco, lei è presidente anche del parco, dirige il parco di Selinunte con notevolissimi risultati, diciamo, quest'estate ha organizzato tante tante iniziative. Insomma, parliamo anche della sua attività al Parco di Selinunte. Sì, le due cose non si disgiungono, perché il metodo Selinunte è un metodo che sto cercando di mettere a punto e abbiamo fatto, abbiamo dato modo di evidenziare questo perché il territorio è cresciuto attorno a quel parco. Il parco di Selinunte non è solo Selinunte, non è il territorio di Selinunte perché si costituisce attraverso la nuova legge istitutiva con altri luoghi, quali il Museo del Satiro. Quindi, e va oltre, perché ci sono tanti altri siti che ne fanno parte, quale appunto le Cave di Cusa, così come il museo di Partanna, e dunque diventa territoriale. Allora, tutto ciò che prima era entro un recinto, così come anche Agrigento era entro un recinto, va oltre il recinto. È un progetto importante che abbiamo portato in rete e Selinunte ha destato questo interesse. Pertanto, ciò che avete visto, ciò che avete sentito, ciò che avete valutato sono dei sistemi che noi stiamo studiando anche per noi perché di fatto fanno già rete. Ecco, effettivamente questa DMO potrà portare qualcosa di positivo, non solo, diciamo, a livello pubblico, ma in particolare per le aziende private. È fatto per le aziende private, naturalmente è uno strumento che diventerà naturalmente quello che è il sistema che già esiste, perché esistono già gli strumenti attuativi del partenariato pubblico-privato. I privati naturalmente devono comunque convincersi che anche loro devono ragionare in termini di unione di forze e non certamente di attesa e soltanto di accoglienza.